Ciao ragazze, oggi tutorial veloce ma a mio avviso molto carino. Facciamo questi belli orecchini all'uncinetto. Vi serve un po' di cotone e un uncinetto sottile. Io per farlo ho usato il numero 2. Siete pronte? Iniziamo! Allora iniziamo, il tutorial lo farò con questa lanina più grossa che forse si vede meglio. Dunque, facciamo un cappio. Quindi 3 catenelle. Adesso formiamo un anello facendo una maglia bassissima nella prima catenella fatta. Quindi entriamo qua, passiamo sotto e passiamo sotto. Una catenella. Adesso dobbiamo entrare nell'anello di catenelle appena fatto e lavorare 6 maglie basse. Quindi entriamo qui, portiamo dentro il filo, prendiamo il filo e questa è una. Entriamo, portiamo dentro il filo, 2. Quattro, ne fate altre due e chiudiamo facendo una maglia bassissima sotto la prima catenella. Vedete, noi siamo qua, entriamo qui, e facciamo una maglia bassissima. Una catenella. Allora adesso dobbiamo lavorare sotto le 6 maglie basse che abbiamo fatto, quindi partiamo dalla prima. Se avete dei dubbi e non riuscite a capire bene qual è, contate. Questa è la catenella che abbiamo fatto, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Qui c'è la mia prima maglia bassa, entro qua sotto e faccio una maglia bassa. Quindi faccio passare sotto il filo, poi 3 catenelle, adesso faccio una mezza maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto, quindi la prima fatta, prendo il filo, entro qui, faccio passare il filo dentro, riprendo il filo e passo sotto a questi 3. Quindi una maglia alta sempre dentro la stessa catenella. Questa volta faccio passare dentro il filo, passo sotto i primi 2 fili e poi sotto agli altri 2. Quindi chiudo facendo una maglia bassissima sotto alla maglia bassa sopra la quale sto lavorando, diciamo. Quindi la prima sempre. Entro qui e faccio una maglia bassissima. Adesso di questi dobbiamo farne altri 5, quindi entriamo sotto la maglia bassa successiva e facciamo una maglia bassa. Quindi 3 catenelle, una mezza maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto, quindi questa, entro, faccio passare dentro il filo e passo sotto a tutti e 3. Una maglia alta sempre all'interno della stessa catenella, faccio passare dentro il filo, passo sotto i primi 2 e passo sotto gli altri.
quindi termino con una maglia bassissima dentro la maglia bassa sulla quale sto lavorando la seconda, diciamo. Entro qua e faccio una maglia bassissima. E voilà. Ve ne faccio vedere un altro. Entro nella maglia bassa successiva e faccio una maglia bassa. Tre catenelle. Una mezza maglia alta nella terza catenella dell'uncinetto. Prendo il filo, passo sotto tutti questi, quindi una maglia alta sempre nella stessa catenella, concludo con una maglia bassissima sotto alla maglia bassa, quindi entro qui . Ok, ne abbiamo fatti tre, dovete farne altre tre, quindi procedete con lo stesso, fate gli stessi passaggi, una maglia bassa nella sotto la maglia bassa successiva, 3 catenelle, una mezza maglia alta nella terza catenella dell'uncinetto, poi una maglia alta sempre in quella catenella e chiudete con una maglia bassissima all'interno della maglia bassa. Ok, ne fate altre tre. Ok, fatti questi 6 pallini, chiamiamoli così, facciamo una catenella, quindi giriamo il lavoro in questo modo. Adesso dobbiamo entrare sotto alla maglia bassa del giro precedente. Allora, praticamente questo è il pallino, dobbiamo entrare sotto questa maglia bassa. Vedete? Qui c'è tutta la nostra lavorazione, abbiamo fatto la maglia bassissima, la maglia alta, la mezza maglia alta. Alla base qui ci ritroviamo la maglia bassa. Quindi noi entriamo qua e facciamo una maglia bassa. Quindi 3 catenelle, quindi entriamo nell'altra maglia bassa, quindi alla base di questa. Il filo non vi preoccupate se è qua, se è qui, tenetelo dove vi è più comodo, dopo poi sistemeremo il lavoro. Allora entriamo quindi nella maglia bassa che c'è qui alla base, vedete, ho preso la maglia e faccio una maglia bassa. Tre catenelle. Poi di nuovo entro nella maglia bassa che c'è qui. Qui e faccio una maglia bassa. Tre catenelle. Allora, ho fatto questo 3 volte, lo fate altre 3 volte, quindi semplicemente maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, poi vi faccio vedere come procediamo. Fate anche le ultime 3 catenelle, entriamo qui alla base di questa prima pallina e facciamo una maglia bassissima. E vedrete che avete ottenuto 6 archi.
Facciamo una catenella e giriamo il lavoro in questo modo. Sistemate un pochino i pallini, dovete averli da questo lato, ovviamente questo è il dritto. Adesso dobbiamo lavorare negli archi, quindi entriamo nel primo e facciamo una maglia bassa. Quindi 3 catenelle, una mezza maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto, entriamo qui, facciamo passare sotto il filo, una maglia bassa all'interno dell'arco in cui stiamo lavorando, facciamo un'altra maglia bassa, 3 catenelle, una mezza maglia alta sempre nella terza catenella dall'uncinetto. Passiamo all'arco successivo. Come fatto prima, entriamo nell'arco e facciamo una maglia bassa. Tre catenelle. Una mezza maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto. Quindi un'altra maglia bassa sempre all'interno dello stesso arco. Tre catenelle. Una mezza maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto. Vedete, per ogni arco creiamo questi due piccoli petali. Quindi adesso possiamo passare all'arco successivo, facciamo una maglia bassa, vi faccio vedere ancora questo. 3 catenelle, mezza maglia alta nella terza catenella. Una maglia bassa nello stesso arco, tre catenelle, una mezza maglia alta nella terza catenella. Ok, lavorate così anche gli altri tre archi, quindi una maglia bassa, 3 catenelle, una mezza maglia alta nella terza catenella, maglia bassa, 3 catenelle, mezza maglia alta. Lo fate anche negli altri tre e vi faccio vedere come concludere. Ok, vi ritroverete a questo punto. Chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima entrando qui alla base del primo petalo. Così. E avrete 12 petali in totale. A questo punto, prima di tagliare il filo e chiudere, facciamo qualche catenella in modo tale da non applicare il gancino per l'orecchino direttamente qua, ma
appunto alla catenella, così no, non sarà attaccato all'orecchio, ma cadrà un po'. Ne fate quante volete, diciamo, io ne faccio 6, penso. 3, 4, 6. Ecco, così mi sembra sufficiente. Ok, quindi a questo punto non rimane altro che tagliare il filo, farlo passare qui e annodare. Poi prendete il classico gancetto da orecchino, lo fate passare qui attraverso la prima catenella e l'orecchino è pronto. Questo filo chiaramente lo nascondete aiutandovi con l'uncinetto qua in mezzo fra i punti e basta. Questi sono quindi i nostri orecchini terminati. Spero che il tutorial sia stato chiaro e che vi sia piaciuto. Saluto tutti i nuovi iscritti e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!